Pace bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet. La liturgia di questa domenica è incentrata sulla missione universale di Gesù, mandato dal Padre a salvare tutti gli uomini. Il popolo dell'antica alleanza, scelto e separato da Dio, si inserisce nel progetto universale del Signore, che mira a salvare l'umanità intera. La Chiesa continua nel tempo la missione del Maestro, affinché tutti arrivino alla conoscenza della verità di Cristo e si aprano alla salvezza. Chiediamo al Signore di ravvivare il nostro slancio missionario, affinché tutti coloro che accostiamo si sentano accolti e amati. Allora, un cordiale saluto a tutti, benvenuti nella Cappella della Madonna della Guardia. Iniziamo le letture della 20ª domenica del tempo ordinario. Iniziamo con il canto Salga a te, Signore. Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno dell'amore che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, santo, santo per l'eternità. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, lode a te Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona domenica a tutti. Ringraziamo il Signore per il dono di questa domenica e ora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Signore, che hai preparato una mensa per nutrirci della tua parola di vita. Kyrie eleison. Insieme. Kyrie eleison. Cristo, ti sei fatto cibo e bevanda per alimentare in noi la vita senza fine. Christe eleison, Christe eleison. Signore, che hai fatto del banchetto eucaristico il segno e il pegno della nostra presenza al banchetto del cielo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio. Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi. Quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Popoli tutti, lodate il Signore. Insieme. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia, Vangelo di Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna, cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide.
Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Lode a te, o Cristo. E ora terminiamo questo momento di preghiera con le preghiere dei fedeli. Diciamo insieme: esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per noi, qui presenti, e a quanti sono in collegamento, ci renda capaci, Signore, di rinunciare a noi stessi per seguire Lui, mettendo la nostra vita al servizio del Suo regno. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Diamo gli appuntamenti di questa settimana, che sono i seguenti. Domani, 21 agosto, alle ore 18, le letture di San Pio X. Dopodomani, 22 agosto, alle ore 11, letture della Beata Vergine Maria Regina. 24 agosto alle ore 18, le letture di San Bartolomeo. Domenica 27 agosto, oltre a essere la 21ª domenica del tempo ordinario, è anche l'inizio della festa della Madonna della Guardia in questa cappella. Quindi diamo anche gli appuntamenti della Madonna della Guardia, così lo sapete già. Allora, 27 agosto alle ore 11 le letture domenicali e alle ore 18 le letture della Madonna della Guardia. 28 agosto alle ore 8 del mattino le letture di Sant'Agostino e alle ore 18 le letture di Maria, Regina della Guardia. 29 agosto,
alle ore 9 del mattino le letture del martirio di San Giovanni Battista e alle ore 11 e 17 le letture solenni della Madonna della Guardia. Ricordo infine che il 29 agosto alle ore 18 sul canale della Cappella ci sarà in diretta la processione della Madonna della Guardia. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Ti esalto, Dio mio Re. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Insieme. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. E buona domenica a tutti.